l'obiettivo dell'ortodonzia, oltre comunque ad avere una masticazione corretta, un allineamento di denti, è anche ottenere comunque un'estetica, un miglioramento del sorriso in generale. Con gli apparecchi tradizionali noi otteniamo alla fine un miglioramento del sorriso, però durante tutto il trattamento siamo costretti a utilizzare delle apparecchiature visibili, che negli ultimi anni possiamo anche comunque scavalcare utilizzando o attacchi trasparenti estetici in ceramica che io utilizzo, oppure apparecchiature linguali che eventualmente io posso utilizzare, o un'altra alternativa, diciamo, di ultima generazione per avere un trattamento che sia anche più confortevole, quindi oltre a non vedersi non ha con sé tutti i fastidi che porta un apparecchio tradizionale, non ha i fastidi legati comunque alla difficoltà di pulizia, di igiene, gli eventuali traumi che si possono verificare per distacchi, piegature dei fili che comunque possono creare dei fastidi durante il trattamento. Con le mascherine e gli allineatori invisibili si può ovviare a tutto ciò. Anche di ortodonzia intercettiva, che è una parte molto importante dell'ortodonzia e si rivolge ai bambini che in dentatura decidua o mista, e ha lo scopo di rendere le basi ossee adatte ad alloggiare i denti permanenti. Serve principalmente a far sì che vengano migliorate i rapporti sia sagittali che trasversali tra le due arcate quando ancora abbiamo le ossa in evoluzione, con una possibilità di modellamento. Io utilizzo Invisalign da circa oramai 8 anni, il numero dei miei casi è progressivamente aumentato con l'aumento della fiducia comunque in questo tipo di trattamento e la dimestichezza. E inizialmente lo utilizzavo solo per i casi più semplici, in cui pensavo che comunque questa apparecchiatura potesse essere limitata, invece attualmente l'utilizzo e l'impiego di Invisalign si è esteso a sempre un maggior numero di casi, e questo permette quindi di trattare in maniera estetica e anche confortevole, diciamo, l'80% dei pazienti.